Grazie e brave a Elena Montorsi al flauto e Martina Rumi alla chitarra che saranno con noi, quindi commenteranno le varie fasi del pomeriggio con i loro pezzi musicali che mi pare promettano molto bene dall'inizio. Eh, io qui parlo a nome del Comitato Scientifico del Poesia Festival, il direttore Roberto Alperoli oggi non può essere con noi. Eh, stiamo aspettando, perché erano sul treno, sono arrivate alle, alle 17.06 le due relatrici che arrivano tutte e due da Bologna, eh, Isabella Leardini e Francesca Serragnoli, che saranno introdotte da Elisa Nanini. Eh, però eh, ho approfittato di questo diciamo, tempo di attesa per dare la parola brevemente, una decina di minuti, non di più, a eh, Luca Maccaferri, che è un laureato in architettura eh, di Bologna, eh, che è un appassionato di eh, Cristina Campo. Che è la scrittrice eh, di cui si celebra quest'anno il Centenario, eh, scrittrice molto interessante, molto importante, molto autonoma, quindi molto originale nel panorama della poesia europea, non solo di quella italiana. Appunto Cristina Campo, pseudonimo di Vittoria Cappelli. Guerrini, Guerrini scusate. E, Maccaferri è un esempio, ha scritto un libro che è quello che lui ha esposto qui, poi magari lo lasciamo anche alla libreria, me lo dai un momento, sì. eh, che io ho trovato molto, molto interessante, molto bello, intitolato Poesia e Sapienza, sottotitolo Cristina Campo, interprete di John Donne, il grande poeta inglese del Seicento che sta alla base della tradizione occidentale di poesia. Appunto una poesia che non è soltanto lirica, quindi non è soltanto rapimento di una sensibilità particolare che è quella del poeta, come poi romanticamente sarebbe stato inteso, ma che appunto è anche sapienza, quindi è conoscenza, è gnoseologia, è riflessione e quindi è anche il sapersi rivolgere a tradizioni anche molto, eh, molto antiche, arcaiche, è la dimensione anche antropologica della poesia. Mi fa molto piacere che Maccaferri abbia accettato il nostro invito. Dopo i programmi erano stati stampati, quindi non abbiamo potuto inserirlo nel programma, io ripeto, sono rimasto molto, molto colpito dal suo libro e dalle sue pagine, soprattutto perché vengono da un non laureato in lingue o in letteratura. Ed è quello poi che mi piace del rapporto con le persone per la poesia. Io ho insistito tante volte nei miei interventi sul fatto che la grande poesia, e quella della Campo sicuramente lo è, è per tutti. Così come lo è quella di Leopardi, quella di Dante. Quella dei grandi autori e delle grandi autrici della tradizione occidentale. Non è una poesia per la Torre d'Avorio, non è una poesia per gli esperti di poesia, non è una poesia per i poeti o le poete, ma è una poesia per tutti. Maccaferri mi è sembrato che ne sia l'esempio, e adesso nell'attesa delle due relatrici ci intratterrà per una decina di minuti, intanto rispondendo alla mia domanda, com'è che uno con la tua storia si è innamorato di Cristina Campo fino a studiarla in modo sistematico e appropriato e poi l'importanza che si evince dal sottotitolo del, del tuo libro del, del tradurre e quindi dell'esercizio di lettura di alto livello tanto di alto livello che si riscrive la parola dell'autore o dell'autrice tradotto ecco come nascono questi tuoi interessi e poi svolgi qualche riflessione ripeto non più di certo, 10 minuti, certo. Perché il tempo è tiranno. Grazie di essere grazie, venuto, intanto. Io. In primo luogo, un saluto a tutti i presenti e un ringraziamento al professor Bertoni, grazie alla cui generosità io mi trovo, mi trovo qua oggi. L'interesse per Cristina Campo è beh, molto semplice: non sono io che ho trovato lei, ma in un certo senso è lei che ha trovato me, perché un giorno mentre ero a Firenze guardando gli scaffali di una libreria antiquaria viene attirato da un titolo esotico, Il flauto e il tappeto, che è il suo principale libro di, di, di prose del 1971. Sfilai questo libro dallo scaffale e cominciò, in un certo senso, per me una nuova vita. Ecco, perché da qui cominciai a interessarmi di tante cose, fino ad arrivare a più di vent'anni di distanza a questo libricino che è uscito appunto per i tipi di Pendragon Bologna che Racconta, diciamo, in un certo senso, perlomeno prende le mosse, prende le mosse dal, da un incontro molto particolare che è avvenuto, diciamo, nel mondo delle idee tra eh, Cristina Campo e il poeta metafisico elisabettiano John Donne. E non si tratta certo di un caso che queste due personalità separate da alcuni secoli si siano incontrate, perché entrambe le vite di queste due. Grandissimi poeti, questo va detto. Erano entrambi due grandissimi poeti, erano intonate al medesimo archetipo incrollabile ed indicibile della perfezione che poi si, si traduceva questa cosa nella loro scrittura, molto diversa sotto certi punti di vista, ma sicuramente perfetta. perfetta. Perché io ho accomunato e soprattutto perché Cristina Campo si è avvicinata a John Donne? Perché sia lei e sia il poeta elisabettiano erano due personalità che erano agitate da grandissimi contrasti. John Donne, per esempio, fino all'età di 40 anni era stato un cortigiano con ardente, di accesa passionalità, eppure il, nella notte lui studiava, era animato, era animato da una grandissima sagacia intellettuale ed era di una voracità intellettuale insaziabile. Cristina Campo, da un certo senso. Nelle parole di chi l'ha conosciuta come Pietro Citati era una persona di un garbo e di una grazia squisita, però poteva essere anche accesa, violenta, estrema, piena di ardore per le cause che le sposava e quindi lei viveva queste contraddizioni trovando quiete proprio in un certo senso nella loro intensificazione. Tutto questo si risolveva sia per John Danne sia per Cristina Campo in una superiore coincidenza oppositorum, che appunto conciliava questi contrasti. Ecco perché a distanza di eh, tre secoli si sono, si fa per dire, riconosciuti e Cristina Campo eh, in un certo senso è diventata quasi un, per magia un alter ego dello stesso Don. E come si vede questa cosa? Si vede nelle traduzioni che lei ha realizzato, perché sono qualcosa, dire traduzione non rende l'idea. Uno pensa che una traduzione è qualcosa che traduce, che dice semplicemente con altre parole. Questo può essere vero nel 90% dei casi, ma quando si tratta di una traduzione eseguita con intuizione poetica c'è qualcosa di più, c'è qualcosa proprio che passa attraverso l'orecchio assoluto di Cristina Campo, orecchio assoluto che riusciva a, come diceva Simone Veil, scartare quelle parole che velavano il modello. E il modello è, in questo caso è la grandissima poesia di John Donne. Quindi qui cosa siamo davanti? Una grandissima operazione di stampo alchimico, in cui c'è dissolved coagula, c'è una ricreazione di un testo perfetto, quello dei John Donne, in un differente idioma, quello italiano, grazie appunto alla maestria di Cristina Campo, un grande, un grande autore che si chiama Vector Murena, un grande scrittore, diceva che l'aspetto principio dell'arte è dare un altro aspetto del medesimo. Ecco, qui Cristina Campo ha dato un altro aspetto di John Donne, ma sempre del medesimo. E quindi qui cosa abbiamo? Un potenziamento espressivo. Infatti, come diceva il grande FitzGerald, che era un grande traduttore, il poeta ricrea nel proprio linguaggio il corpo e l'anima dell'originale. Quindi qui abbiamo un potenziamento, è come se avessimo due originali, John Donne e Cristina Campo. Per chi di voi è appassionato di fotografia, si potrebbe fare un parallelismo con la fotografia stereoscopica. Era quella tecnica fotografica ottocentesca per cui il fotografo faceva una fotografia della stessa immagine dando un piccolo scarto di alcuni centimetri. Poi, con un visore, si mettevano insieme e nasceva la terza dimensione. Ecco qui Cristina Campo dalla terza dimensione di John Donne. Infatti, devo, 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 devo confessarlo. Se non fosse stato per questa capacità magica, si può dire, di Cristina Campo, io non avrei capito certe cose di John Donne, certi aspetti esoterici, iniziatici, che sono appunto all'interno di questo libro. Quindi grazie a Cristina Campo per aver fatto queste traduzioni e per aver permesso di comprendere così a fondo eh, la complessità di questo, di questo poeta, così lontano da noi, ma in un certo senso anche così vicino. Grazie. Grazie davvero a Luca Maccaferri per la sua chiarezza, per la sua competenza su Cristina Campo, che è un'autrice tutt'altro che semplice da comprendere. Eh, Quest'idea di orecchio assoluto, questa sovrapposizione alla stessa altezza creativa fra la Campo e John Donne, sono tutti campi di riflessione molto, molto importanti e interessanti. E quindi lo ringrazio davvero, il suo libro è molto bello, eh, l'ho letto e quindi posso dirlo come una testimonianza diretta. Eh, sono arrivate per una volta con un treno puntuale le nostre due relatrici che verranno introdotte fra poco da Elisa Nanini, nel frattempo però ascoltiamo ancora Martina Rumi alla chitarra ed Elena Montorci al, al flauto in un altro pertinente commento musicale. Grazie. Grazie.

Buonasera. Ora a guidarci nei versi e nel ricordo di Cristina Campo, di questa importante voce del Novecento, saranno due autrici molto stimate, accomunate da un grande impegno letterario, Francesca Serragnoli e Isabella Leardini. La prima relatrice, Francesca Serragnoli, bolognese, si è laureata in Lettere moderne e Scienze religiose. È coinvolta in numerose iniziative culturali e ha pubblicato diverse raccolte di poesia, tra le quali di recente Non è mai notte, non è mai giorno per interno poesia. I suoi testi sono stati tradotti in varie lingue e apparsi all'estero in volume e in antologie. Ringraziandovi per l'attenzione, Lascio la parola a Francesca Serragnoli. Grazie. grazie, buonasera a tutti, grazie mille, grazie per questo invito. Allora, mi, ha, mi apparecchio un attimo perché ho portato qual, con me qualche, qualche libro di, di Cristina e, e quindi vorrei leggervi più che altro qualcosa. La, parto io, magari Isabella che. Pensavo di fare un discorso generale, diciamo così un po' un'introduzione generale e eh, mh, la difficoltà è stata enorme. Per quale motivo? Perché Cristina Campo è, eh, ha una scrittura, eh, per quanto almeno posso averla eh, interpretata io, eh, direi sorgiva, cioè nel senso una scrittura che eh, si dirama. Eh, la sua poesia, diciamo così, la sua scrittura poetica si eh, dirama in tutta la sua opera, quindi eh, sostanzialmente la mia difficoltà è stata attorno a quale centro posso impostare un discorso per eh, non tanto far conoscere che c'è Wikipedia, eh, c'è Google, eh, la, la, mh, introdurre la mia Cristina Campo. Attorno a quale centro può ruotare eh, la mia mh, passione per questa grandissima scrittrice? E, mh, ho trovato, ehm, devo dire, mh, dentro di me, ehm, questa, questa parola che è la parola eh, fiducia, questa parola seminata dalla lettura, diciamo così, delle opere di Cristina Campo. Quindi io vorrei eh, con voi mh, celebrare questa parola all'interno della, della sua opera. Eh, prima mh, ho cercato di... Mh, insomma, mh, la, la scrittura sorgiva, eh, che cosa significa? Eh, sorgiva o generativa, eh, mh, mh, significa che mh, i, mh, per quanto mi riguarda... Eh, questa è un po' un'introduzione, eh, la, la lettura delle sue opere in me ha generato eh, dei percorsi, cioè mm, è, ha generato dei per, degli ulteriori percorsi di lettura. Quindi, leggendogli, ad esempio, Imperdonabili, che è una delle sue opere diciamo così, principali, eh, io ho letto magari altri 20 libri. Mm? Oppure leggendo le lettere a Mita, le note, eccetera, altri libri. E quindi attorno alla sua opera si è creata come eh, la sua opera per me è stata come un fuoco, e un fuoco che eh, ha avuto al suo centro la parola fiducia. La parola fiducia in che? Mm. La parola fiducia eh, l'ho mm, declinata più o meno in cinque, no, quattro o cinque. Eh, direzioni intanto eh, la parola fiducia eh, nella, nella propria scrittura eh, parlo di fiducia nella propria scrittura perché non, non ritengo che sia per niente scontato eh, c'è chi scrive senza avere fiducia senza avere fiducia non tanto mm, possiamo dire nella parola certo a partire dalla parola dalla parola in avanti e, mm, eh, vorrei leggervi da questo, mh, per eh, qualche, qualche piccolo, diciamo, chiaro, qualche, piccolo ehm, qualche piccolissima citazione, perché chiaramente su questa parola, ehm, allora sapete tutti che l'opera di Cristina Campo ehm, è un'opera eh, a 360, ma manca qualcosina, manca, mancano i romanzi effettivamente, però è un'opera che è, poetica, è eh, traduttrice, eh, ci sono gli epistolari, quindi eh, che sono bellissimi, l'epistolario Amita è uno dei più belli epistolari del Novecento e eh, quindi la traduzione è appunto eh, poesia e traduzione, eh, epistolari e i saggi che eh, non, non posso qui definire saggi perché se ci fosse Guido Ceronetti Ehm, ehm, li bacchetterebbe perché eh, li definisce quasi una eh, mh, nuova scrittura quindi non sono, sono saggi su qualcuno ma mh, protendono verso qualcos'altro quindi dicevo la parola eh, la iniziale quindi la fiducia iniziale e leggo mh, quindi nella propria opera in quello che si fa come scrittori e vi leggo questa, questa, questa lettera, Il mio pensiero non vi lascia, eh, Gianfranco, eh, questa è la lettera al, pa al padre. E dice: Papà carissimo, ah, Cristina Campo, eh, nata a Bologna, eh, morta a Roma, sepolta a Bologna, vissuta a Firenze e a, e, a, mh, e a Roma, e ricorre appunto il centenario della nascita, il 23, morta nel 77. Papà carissimo, la mia calligrafia stessa dovrebbe apparirti diversa stasera. Quando siamo entrati in casa ieri nel pomeriggio, Mine e io ho avuto per un attimo la sensazione di naufragare nel nulla. In questa desolazione, ad un certo punto, ma ieri sera, trovando la tua lettera, tutto il sangue mi è affluito al cuore. Sono certa che mi crederai se ti dico che mi sono inginocchiata e ringraziato il Signore. Avevo tanta paura che non tornassi, papà caro ieri sera da Fiesole e adesso sento e vedo che tutto non è ancora perduto, che si può ancora sentirsi vivi e cioè volere qualcosa. Papà, non dubitare, scriverò, scriverò bene. Certo, finora la giovinezza lavorava per me, spingeva la mia mano sulla carta come il sangue nelle vene e ora ho tanto sofferto che non so se potrò parlare distintamente agli altri. Se rileggo i miei ultimi appunti, mi sembrano così soli e chiusi. Però voglio tentare tutto, papà caro, e vedrai che a Dio piacendo non ti deluderò. Ho tante cose da dire, quasi direi da salvare tutta la tragica bellezza di ciò che è passato in noi e vicino a noi. Cose che io sola sento di aver visto e sentito fino alla sofferenza, e che assolutamente non devono morire. Ehm diciamo che questa quindi eh, la bellezza è già una mh, Cristina Campo può essere affrontata anche attraverso molte parole chiave fra cui bellezza destino sprezzatura fiaba eccetera eccetera e bellezza è eh, direi ehm, la chiave mh, direi la chiave per, per accedere poi anche a tutte le altre parole e, mh, fiducia eh, fiducia quindi in quello che scrive, eh, poi fiducia eh, anche nella letteratura, cioè, nel senso, fiducia nella letteratura perché ehm, oggi si dice tanto che eh, tantissimi poeti scrivono ma nessuno legge, cioè, eh, sono, perché la poesia non vende, no? ma se ci sono un milione di poeti che scrivono, come mai un, non ci sono un milione di vendite? E, eh, bisogna capire un po' che cosa uno chiede alla letteratura. E Cristina Campo a me ha insegnato: diciamo così, che alla letteratura si può chiedere tutto, quindi, non appena la tecnica che lei definisce il triste saper vivere, quando affiora la tecnica, il triste saper vivere, e aggiungo il triste saper scrivere, che a chi interessa. Ecco, lei era eh, una sicuramente. Eh, aveva una visione della letteratura altissima. È stata ehm, eh, promotrice della diffusione dell'opera di Simone Weil in Italia, eh, di, anche, possiamo dire anche per certi aspetti di Jung. Eh, ha tradotto tantissimi poeti, prima, probabilmente, ne parlava l'amico eh, qui, qui presente. E ehm, ha dato, non, non, non stiamo parlando di un credito solo letterario per il gusto, diciamo così, di tradurre o di fare, ma proprio di attraverso questa letteratura, eh, di vivere, cioè la possibilità di vivere. E, ehm, cosa posso. Ecco, ehm, oltre a questo, quindi la grande, il grande credito, leggevo oggi. Che non, non mi ricordo mai, un grande credito che viene dato alla letteratura è eh, ad esempio negli Imperdonabili, dov'è? Eh, proprio su Imperdonabili. eccolo pensate alla. Ehm, non so, alle varie riviste letterarie che ci possono, che adesso non ci sono più, però insomma. Nel, genera, eh, nel generale orrore vi è pure questo salmo che magnifica e fugge dai testi simili, eccetera, eccetera. Pochi, eh, capitava talvolta di sfogliare una rivista, quindi una rivista let di letteratura, irta come un'istrice diversi impeccabilmente momentanei e l'uno superava l'altro in feroce temporaneità. Spingeva più caldo il suo abbraccio con l'ora della propria morte. Ma calava un silenzio. La pagina si apriva come un pallido cielo marino. Una ghirlanda di versi vi si posava, pura come l'orsa maggiore. Era un poeta, impassibile e vertiginoso, futuro come la gioia. E più remoto di una pietra tombale. Ritagliata la poesia, veniva riposta che già la si sapeva a memoria, cominciava l'attesa sempre lunga del libro, sempre piccolo, che avrebbe portato quella poesia, quell'ora di Quaresimo o di Pentecoste, quell'implorare di mare, quei grani viola turbinanti in una pioggia primaverile, cocente come sangue. Ecco. Quindi direi che qui è abbastanza eh, radicale la visione che ha della letteratura. La fiducia. Mm che eh, vorrei anche eh, raccontare e anche la fiducia eh, nella letteratura... si dice sempre, no, ma come se tu scrivi poesie, il mondo della poesia è un mondo pieno di sensibilità, eh, di possibilità di, eh, diciamo così, anche di aiutare gli altri, di riconoscere il, il dolore degli altri, quindi di, di assisterli, di stare vicino, eccetera. Detto, Guarda. E alcuni mi dicono: Guarda, non abbiamo trovato insomma, un mondo così, così, eccetera. Allora è uno scambio, cioè, nel senso, o la letteratura in sé dice, leggiamo per imparare a essere umani, o veramente impariamo a essere più umani, o altrimenti, che ci serve, visto che, comunque, il centro di ogni scrittura racchiude in sé un aspetto del, dell'umano che ci, in un certo senso ci colpisce, ci attrae e eh, quindi ci viene voglia in un certo senso di percorrerlo. Mm? Allora eh, lo scambio umano, mh, ad esempio le lettere fra mh, i vari amici, mh, le, le, ho letto una lettera a Maria Zambrano che era una mh, filo, filosofa spagnola che ha abitato a Roma per tanto tempo e mi ha mh, riempito di tenerezza esattamente questa frase. Mia carissima, sono le due di notte, da quasi un mese, varie piccole e meno piccole sofferenze mi imprigionano. Eh, nella mia stanza, Cristina Campo aveva una mh, mh, disfunzione cardiaca, motivo per cui appunto è morta mh, molto giovane. E appunto scrive a Maria Zambrano: Se ti senti sola, chiamami. Mm? E, mh, scusa, in queste ore evoco le presenze di quelli che un tempo, come te, mi dicevano: se ti senti sola, chiamami. Allora, siccome ho avuto tanti esempi di solitudine che poi sono andati a finire abbastanza in maniera tragica fra gli amici, scrittori eccetera, mi sono anche qui interrogata rispetto al valore della, eh, delle amicizie in campo letterario e Cristina Campo, che magari appartata a tutto quello che vogliamo, ma aveva delle amicizie intensissime. Eh, una fra le tante è quella con eh, Alejandra Pizarnik. La, la grande poetessa argentina per cui appunto le lettere alla Pizarnik eh, non, non ancora pubblicate in Italia in un'edizione fuori commercio sono davvero bellissime e eh, vorrei aggiungere su questo se posso ehm, per mia mio affretto ehm, che ehm, un paio di giorni fa su, su questa attenzione ho letto su eh, vediamo se lo trovo ho letto su eh, sui social la storia di una eh, di una signora eh, vediamo se ce l'ho qua sì ok niente aggiungo solo questo dettaglio perché mi sembra abbastanza importante perché lo collego poi a, appunto anch'io questo metodo, come Cristina Campo, ha fatto su, suoi, diciamo così, questi scrittori, anch'io faccio mia la lettura, la lettura di questi libri e mi rivolgo verso l'esterno. Pochi giorni fa sulla rete ho letto questo messaggio. Eh, una scrittrice americana ha contattato un sito, un sito di libri che si chiamava Il Messia di Libri e dice non riesco ancora a verificare la notizia in ospedale mm, Valerie sarebbe stata ricoverata a Campobasso dopo la rottura del femore eccetera eccetera non parla italiano è lontana dal suo paese è sola e ha scritto alla pagina Facebook eh, così chiede una parola di conforto che qualcuno la possa andare a trovare sarebbe un bel gesto da compiere eccetera eccetera ora 16:24 mi hanno appena comunicato il decesso di Valerie grazie a tutti per l'aiuto allora questa Piccolo racconto, mh, mi ha interrogato tantissimo sulla eh, siccome una delle parole chiave di, tante di, di Cristina Campo è attenzione sulla disattenzione. Allora, quindi, quando uno può essere un premio Nobel, o può essere uno scrittore mh, che ha scritto mh, o che scrive la domenica perché magari il resto dei giorni lavora, e, mh, e può comunque essere, può lanciare un SOS. Eh, un altro, mi viene in mente un altro scrittore sudamericano eh, sempre letto in rete eh, ho, scritto, eh, ho scritto questa poesia eh, adesso mi ricordo la poesia comunque piena di sofferenza e di dolore eh, tutti hanno applaudito e nessuno si è accorto che stavo morendo allora, mh, detto caspita, non, eh, eh, la, la parola, la parola deve, deve diventare un gesto, deve diventare un gesto per cui uno attraverso la parola possa toccare chi gli sta vicino, e parliamo di chi gli sta vicino perché la poesia è così: la poesia non è che è per le grandi folle, è per chi ti sta vicino, e quindi è, è parte da lì, e per, certi, eh, per alcuni può finire anche lì, ma non importa. La. Ehm, un altro, ehm, un altro mh, mh, ambito per la parola fiducia eh, è quello eh, dell'atteggiamento di fiducia nella vita. Eh, a parte negli amici, gli epistolari, vorrei leggervi un pezzo della, della Pizzarnik. Scusate, per, mh, così finisco anche gli amici. Eh, Direi che questa è la Pizzarnik, mia cara Leandra, la morte che svela il proprio volto e la scoperta della propria appartenenza, credo che siano due avvenimenti della stessa natura che si manifestano volentieri assieme. Il male non è nell'innocenza che ignora questo fatto, ma nella letteratura volgare. Che il mondo pone come uno schermo fra l'innocenza e la sua lacerazione definitiva, inevitabile e giusta. E così succede che molti vivano tutta la loro vita al margine del loro destino. Questa gente parla della morte, dell'appartenenza e di tutti gli altri misteri come di esperienze, parola satanica che impedisce ogni iniziazione. Li fugga, si allontana da loro. La sua innocenza non chiede altro che trasformarsi in coscienza. Lei sa meglio di me che l'infanzia non si ritrova che in fondo al cerchio, eccetera, eccetera. Questo per dirvi quanta, cioè uno si scambia la vita in questo modo. Eh, fiducia come atteggiamento nella vita. Eh, chi è che per eccellenza, per Cristina, ha fiducia? L'eroe di Fiaba. L'eroe di Fiaba è... Ehm, eh, mi sono segnata l'eroe di fiaba eh, negli imperdonabili, c'è, eh, questo è mh, direi centrale: eh, che cos'è che, cos che mh, ha fiducia l'eroe di fiaba? Eh, impassibile, aperto, al, ehm. allora, un attimo. Il cammino della fiaba si inizia senza speranza terrena, l'impossibile subito figurato dalla montagna, eccetera, eccetera. Ehm, L'eroe di fiaba è un folle per il mondo. E la professione di fede dell'eroe di fiaba, qual è? È nell'incredulità nella onnipotenza del visibile, incredulità nella onnipotenza del visibile. Incredulità è una parola che. Abbiamo già cioè, abbiamo, io ho già sentito nel Vangelo perché è l'incredulità di San Tommaso forse Caravaggio l'incredulità eh, nella onnipotenza del visibile quindi questo gioco di parole è abbastanza particolare quindi l'atto di fiducia nell'incredulità dell'onnipotenza del visibile che può essere la materia tutto quello che vuoi è sostanzialmente l'incredulità nella potenza, a mio parere, della morte quindi, o che tutto muoia. Quindi l'eroe di Fiaba è qualcuno che sostanzialmente eh, se ne frega della morte e eh, fa il suo viaggio, il suo percorso avendo fiducia in ciò che, eh, tra l'altro, c'è una bellissima descrizione della fiducia, eh, forse la più bella che abbia mai letto, della fiducia intesa come speranza, chissà se... Se eh, la, la trovo, eh, la fiducia perché sta avendo sottolineato tutto ecco a chi va nelle fiabe la sorte meravigliosa, a colui che senza speranza si affida all'insperabile. Sperare e affidarsi sono cose diverse quant'è quant diversa l'attesa della fortuna mondana dalla seconda virtù teologale. Chi ripete ciecamente, ostinatamente speriamo, non si affida. Spera solo, realmente, in un colpo di fortuna, nel gioco momentaneamente propizio della legge di necessità. Chi si affida non conta su eventi particolari perché è certo di un'economia che racchiude tutti gli eventi e ne supera il significato, come l'arazzo, il tappeto simbolico, supera i fiori e gli animali che lo compongono. Anche l'arazzo e il tappeto... Il flauto e il tappeto, appunto, è una parola chiave, e poi dice: Vince nella fiaba il folle che ragiona a rovescio, capovolge le maschere, discerne nella trama il filo segreto, nella melodia, l'inspiegabile gioco d'echi che si muove con estatica precisione nel labirinto di formule, numeri, antifone, rituali, comune ai Vangeli, alla fiaba, alla poesia. Crede costui, come il santo, al cammino sulle acque. Alle mura attraversate da uno spirito ardente, crede come il poeta alla parola. Crea dunque con essa ne tra i concreti prodigi. Crede come il poeta alla parola. E quindi, qui mh, mi avvicino appunto alla, a, a, a celebrare la parola fiducia nell'opera di Cristina Campo eh, nell'ambito della poesia, quindi eh, la, la fiducia eh, estrema nella parola. E, mm, eh, la poesia per Cristina Campo è qualche cosa che eh, altra parola chiave, che si avvicina alla liturgia, al rito. Quindi la eh, scrittura di una poesia non è appena, cioè è, una, eh, è un avvenimento. Cioè, leggere una poesia è un avvenimento. Dice, ma cos'è? Un rito magico, qualcosa di, di molto simile. E ehm, perché? Il rito che cos'è? Finisco perché siamo già... Allora, tre eh, star qua fino a spostare cioè, per ore e ore a parlare di queste cose. Il rito che cos'è? Il rito è un evento no? che attraverso parole eh, ripetute, sempre le stesse, e anche eh, gesti, sempre, sempre gli stessi, evocano un avvenimento. Non so, c'è cioè il, il rito cristiano, la messa ad esempio è un rito. E eh, la poesia come liturgia, eh, evidentemente, per, per, poi ci sono ovviamente le parti, adesso magari non c'è tempo per, per, leggere, per leggerle, eh, la poesia come liturgia evoca eh, quindi eh, il richiamo eh, a un eh, rispetto totale della parola hm? come eh, avvenimento, come possibilità di avvenimento. Che cosa succede leggendo una poesia? Ah, ognuno, ognuno ha il suo. Non è, io non, non sono per l'oggettivo, perché ognuno ha il, suo, ha il suo tempo, ha il, ha il suo cuore e ha eh, il suo momento per leggere. Quindi non è, il rito è personale, probabilmente nella propria stanza. Finisco eh, con... Eh, eh, volevo leggervi quest'altra quest cosa molto bella. Eh, quindi eh, nella poesia come liturgia, chissà se ehm, se, mm, mm, se la trovo, forse negli impernai non ho segnato talmente... Ah ecco, ho perso gli occhiali. Nella poesia come liturgia, ehm, ok, 131, proviamo se è questo. Ok. Eh, no. Ma in realtà in realtà si sì, vanno, vanno tutte, tutte bene. Eh, 145, Proviamo qua. Provo a cercare Ecco, provo questo. 145. No, era sul... Non so se ti ricordi, Isabella, il pezzo sulla, eh, sulla Maddalena. La pura poesia geroglifica, decifrabile solo in chiave di destino per anni tornare statici alla bellezza delle anatre, degli arcieri, degli dei con testa di cane o di nibbio, senza neppure sospettarne la fatale disposizione, quante volte mi sono ripetuta certi versi o versetti, o città io scritta nel palmo delle mie mani, eccetera. L'essere morti non ci dà riposo, ma intorno alla loro posizione segreta finché la mia stessa sorte non me ne diede la chiave, giravo ciecamente come intorno a una colonna istoriata di cui scoprissi solo una figura alla volta, lo scriba, il serpente, l'occhio. Ecco, questo è, per quanto diciamo così è una bellissima spiegazione per chi dice che le poesie sono difficili, dice che le poesie sono difficili o non si capiscono. E quando dice che è geroglifica, uno dice: Ma come è geroglifica? Non si capisce niente, eccetera. Provate ad andare a vedere una colonna in una chiesa, dove vi pare, una colonna antica, greca, dove volete, e vedrete che non avete una comprensione di questa colonna, vedete dei pezzi. Oppure, uguale in una chiesa, vedete dei pezzi, uguale in una poesia, quando è un pochino, diciamo così oscura, ciò che più diciamo così la illumina magari è una parola sola è come se quel, quel volto quell'occhiata, quella mano quell'orecchio, illuminassero fossero illuminati un po' per usare eh, mi dispiace non trovo quella, quella parte lì che, che dicevo se magari dopo la trovo se per caso c'è ci cioè un minuto ve la leggo quello della, eh, del, dello spreco inutile era la parte dello spreco inutile non, non la trovo, avendo sottolineato tutto non... Um, Dopo magari ci guardo e vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Grazie infinite a Francesca Serragnoli per questo percorso poetico umano attraverso la parola fiducia. In attesa del prossimo intervento abbiamo uno stacco musicale con Elena Montorsi e Martina Rumi. La prossima relatrice è Isabella Leardini. Isabella Leardini, nata a Rimini, tiene laboratori e workshop in, in tutta Italia, con il suo metodo esposto nel saggio Domare il Drago, pubblicato in Mondadori. Insegna scrittura creativa all'Accademia di Belle Arti di Venezia e dirige il Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna e le collane di poesia di Valecchia Editore. Ha pubblicato le raccolte di poesia La Coinquilina Scalza per La Vita Felice e Una Stagione Daria per Donzelli ed è stata inserita in antologie italiane e internazionali. Ha curato il volume Costellazione Parallela, poetesse italiane del Novecento, uscito per Valecchia Editore nel 2023. Lascio la parola a, Fra a Isabella Leardini. Grazie, grazie Elisa e grazie al Poesia Festival dove è sempre bello e speciale tornare. Io partirò da pochi versi di Marina Zvetaeva che Ceronetti mette in esergo al suo saggio introduttivo e che credo siano perfetti per raccontare Cristina Campo. Dicono questo l'anima per l'uomo comune, è il vertice della spiritualità, per l'uomo spirituale è quasi carne. Cristina Campo è un'autrice che ha un'aura di mistero e di eh, sacralità, che ha, come pochi autori del Novecento, attorno a sé un mito. Il suo destino è un destino breve, eh, che però si caratterizza per, a mio parere almeno, un elemento che è un elemento rarissimo, la densità. Se voi prendete il volume di Adelphi che raccoglie le poesie che Cristina Campo, alcune ha pubblicato anche sparse, e le traduzioni, molto intelligentemente le raccoglie insieme perché le sue poesie e sono una manciata di poesie, sono davvero una trentina, sono quasi tutte memorabili. Chi ama Cristina Campo, quelle poesie le ricorda a memoria e le ricorda tutte. Ora un autore che scrive 30 poesie e queste 30 poesie restano nella storia del secolo a cui ha appartenuto, lo superano, come di fatto lei lo ha superato, ha qualcosa di davvero raro. Le traduzioni di Cristina Campo sono fatte della stessa materia della sua poesia, le sue lettere sono intrise di questa stessa densità e gli imperdonabili, che noi vediamo come fosse una sua opera intera, ma in realtà è un meraviglioso lavoro editoriale delle persone che hanno curato la sua opera, eh, racchiude veramente un'opera poetica per densità di dettato, di intensità, eh, di perfezione della lingua. E il demone della perfezione si impara tardi, dice Cristina Campo. Lei certo questo demone lo aveva e nella sua breve vita ha agito continuamente, tanto che pochissimo di lei è uscito editorialmente mentre lei era in vita e non solo. C'è un piccolo bene prezioso di questa autrice che vi consiglio di cercare online se volete portarla un po' con voi e conoscerla meglio. C'è un'unica intervista radiofonica di Cristina Campo che si trova per la Radio Svizzera e che è molto interessante da ascoltare perché rivela qualcosa del suo carattere che spesso sfugge al suo mito. La giornalista che raggiunge Cristina Campo inizia a dialogare con lei e all'inizio l'elemento che personalmente mi ha colpito quando l'ho ascoltata è che Cristina Campo ride tantissimo, cioè è una figura che noi immaginiamo austera e che invece è profondamente ridente, come forse sono quelle figure per cui l'anima spirituale è quasi carne. E una delle prime cose che Cristina Campo dice è eh, seguo i precetti della magia, mai dare il tuo vero nome e mai dare una foto. E infatti Cristina Campo è uno pseudonimo, ma il curioso paradossale destino di questa autrice è che quelle sue poche foto, che sono circolate, sono diventate iconiche. E la sua foto è davvero così tanto legata a questo nome che non è il suo nome. Il suo volto è rimasto quanto quelle poche poesie, così quelle poche immagini. Certo, forse oggi a Cristina Campo della magia eh, non, non importa più nulla, non ne ha più timore, però è vero, antropologicamente, eh, magicamente i popoli antichi credevano che l'immagine come il nome potessero essere veicoli di un rischio. E Cristina Campo eh, tiene insieme, come perfettamente diceva Francesco, l'elemento liturgico, rituale, ma, la, ma anche l'elemento magico, l'elemento di rapporto con tutto ciò che è l'invisibile e il mistero. Io mh, partirò proprio in, in questo piccolo excursus da alcune parole che sono eh, quelle che... Che di lei ho più care, qualcuna Francesca l'ha già nominata, una di queste è sicuramente la Fiaba. Eh, Cristina Campo nel 1962 pubblica proprio per l'editore che eh, ho la, la fortuna oggi di, di seguire per, per la poesia un libro che si intitola Fiaba e Mistero e già questo titolo racchiude un po' un piccolo seme eh, di quello che lei, che lei racconta. E, Inizio a leggervi pochissime righe iniziali che però ci raccontano anche qualcosa della fiaba. È possibile che chi fa fiabe sia simile a chi trova quadrifogli, acquista veggenza e poteri augurali. Comincia a raccontare per dar piacere ai bambini ed improvviso la fiaba è un campo magnetico dove convengono da ogni lato a comporsi in figure, segreti inesprimibili della sua vita e dell'altrui. Del resto, chi sia costretto dalla natura di una narrazione a far uso costante di metafore, difficilmente schiverà il dono pericoloso e stupendo dei contenuti segreti. Questo dono dei contenuti segreti lei ce lo mostra con questo passo così lieve, con quel gesto familiare intimo del raccontare una fiaba ai bambini. Se qualcuno di voi insegna saprà che anche di fronte alla classe più agitata e più impaziente, anche all'ultima ora del venerdì, eh, se a un certo punto si dice c'era una volta, questa attenzione è come magnetizzata, è il potere del narrare. E Cristina Campo, non a caso, noi parliamo di lei, prima giustamente, Francesca diceva: mancano i romanzi. Eppure, questa tessitrice dell'inesprimibile, come la definisce Ceronetti, sapeva bene che cos'è la narrazione. Le interessava un'altra via narrativa, non quella del romanzo, ma questa che qui ci dice. Si comincia per dar piacere ai bambini, che bella questa immagine, no? In fondo viene sempre un po' vilipesa la narrativa di intrattenimento, quella narrativa che in fondo leggiamo perché è un piacere leggerla, però così iniziano le fiabe per dar piacere ai bambini, però poi diventano un campo magnetico. E questa immagine è molto potente, è molto vicina alla poesia. Cristina Campo lo mostra bene come vicina alla poesia. La fiaba diventa un campo magnetico dove da ogni lato si affollano figure. Immaginatela proprio come una stanza dei fantasmi, dove qualcuno si presenta e noi non possiamo riconoscere subito e immediatamente queste ombre. Arrivano e dobbiamo stare al simbolo che si è presentato questi contenuti segreti, un campo magnetico dove compongono dove convengono da ogni lato a comporsi in figure, perché la fiaba usa questo, ogni figura della fiaba fa riferimento a quelli che chiamiamo gli archetipi, segreti inesprimibili della sua vita e dell'altrui, perché questa alla fine è la narrazione. Riuscire a contenere nel linguaggio e nella storia la potenza magnetica di un segreto, della propria vita e di quelle altrui. Giacché in principio era la figura, dice. Chi sia costretto dalla natura di una narrazione a far uso costante di metafore difficilmente scriverà il dono pericoloso e stupendo dei contenuti segreti, giacché in principio era la figura, vaso d'oro in attesa, dell'ignoto liquore. Con l'andare del tempo potrà usare di tale dono sempre meglio, sempre più delicatamente, com'è di tutti i doni. È meraviglioso, come ci dice, che la maestria in questo avere a che fare con i contenuti segreti che arrivano appena si inizia a far uso di metafore, diventa qualcosa che pian piano si può usare sempre più delicatamente e sempre più delicatamente e sempre meglio, perché questo demone della perfezione aderisce non al perfezionismo, ma a una ricerca di verità, ma una ricerca di verità che non può prescindere dal mistero. E in questo rapporto con i simboli lei ci dice una cosa chiave. Chiunque si trovi a fare uso di metafore, la fiaba e l'altro strumento che fa uso di metafore, è la poesia, e poi ce n'è un altro che è proprio quello che riguarda il testo sacro. La parabola fa uso di metafora. Il testo sacro fa uso di metafora viva, incarnata proprio come fa la poesia che ti dice: questa è una metafora, ma a volte i poeti ti dicono: è una metafora, ma era anche vero? C'era davvero questo animale quel giorno nel parco? È un simbolo, sì, ma era anche reale. Passo a un altro piccolo passaggio, sempre sulla fiaba, che troviamo due volte in questo libro, lo stesso passaggio con una lieve variazione. Dov'è, dov'è, dov'è? Lo prendo qua. Dice: um, Qui. Arrivo, eh. Così. Nella poesia la figura preesiste all'idea da colarvi dentro. La figura preesiste all'idea da colarvi dentro. Prima arriva il simbolo, prima arriva l'immagine e poi scopriamo il significato segreto, il contenuto segreto di quell'immagine. Per anni essa può seguire un poeta, favolosa e domestica, sgomentevole e familiare quasi sempre un'immagine della prima infanzia, l'etichetta ammaliante su un vecchio albero del parco, il ritorno nella veglia e nel sogno di una figura di donna che dispone frutta su un tavolo. Inscrutabile e soave, essa aspetta pazientemente che la rivelazione, il destino, la colmi. Ora, in questa prima parte, evidentemente, non trovando la riscrittura, era giusto che vi leggessi così la prima versione, troviamo qualcosa che, quando Cristina Campo rimodifica in un altro saggio questo stesso passaggio, sparisce. Una parola. Il destino. Qui ci dice quattro aggettivi meravigliosi, favolosa e domestica. Cioè, questa. Figura che presiste l'idea è insieme favolosa come delle fiabe, ma nello stesso tempo è domestica, è sgomentevole e familiare. Nel passaggio in cui lo riprende, è sgomentevole che è evidentemente un uso un po' antico sparisce. Lei dice inquietante, familiare. Però ci fa sentire questa presenza intima del perturbante per chi ha a che fare con i simboli e con il mistero per chi Comincia a leggere i simboli nel presente e trova questa soglia magnetica e continua con i simboli, come fa la fiaba, dove noi, come diceva giustamente Francesca, l'eroe è quello che sa giocare al rovescio e in questo gioco di specchi dei rovesci, a volte il male si svela alla fine, gli archetipi li comprendiamo via via che la figura si compone. Poi però. In questo la rivelazione dice pazientemente e si aspetta pazientemente che la rivelazione la colmi. Qui nella prima versione dice che la rivelazione, trattino, che il destino la colmi. E porta fuori un'altra questione che è l'altro grande passo di Cristina Campo, parola tema, che poi toccherò, ma sulla fiaba ci resta ancora un attimo perché poi vi leggo anche due poesie. Un altro pezzetto breve. È da notare come, toccando la fiaba, uno scrittore dia infallibilmente il meglio della sua lingua, Diventa, divenga scrittore, se anche non lo sia mai stato, quasi che, al contatto con i simboli, insieme così totali e particolari, così eccelsi e toccabili, la parola non possa distillare che il suo sapore più puro. È quello che diceva poche righe fa, iniziamo raccontando la fiaba, ma questo rapporto con i simboli che diventa magico e carnale non può che diventare un modo di fare estremamente sul serio con la lingua, non può che diventare il demone della perfezione. Io volevo leggervi due poesie sulla, sulla fiaba, due poesie che, che tengono un po' un nesso di fiaba in Cristina Campo. La prima è una piccola poesia eh, che contiene un accenno a una fiaba che Cristina Campo amava molto e che forse un po' racconta chi è lei. Questa fiaba è eh, la fiaba dei cigni selvatici di Andersen e eh, contiene una figura appunto, quella della protagonista che si chiama Elisa come lei. Andersen spesso tratteggia i suoi protagonisti con un piccolo accenno molto preciso quasi all'inizio della storia. E quando ci presenta Elisa, ci fa vedere questa ragazza che è stata data, eh, una ragazza figlia di un re, che, che viene però cacciata dalla matrigna, secondo il topos fiabesco, e eh, mandata da contadini che la tengono nei boschi allo stato semi-selvaggio. E noi vediamo Elisa che guarda l'acqua del ruscello. E quando guarda l'acqua del ruscello, dice: Voglio essere come lei, pura e instancabile e questo personaggio si compone di questi due aggettivi, pura e instancabile E in questa figura io trovo che Cristina Campo si sia riconosciuta al punto di farne di toccare questa fiaba in un bel saggio in sotto falso nome, ma anche nello stesso tempo di farne un suo uh, alter ego poetico di avere questa immagine dentro, perché quello che succede è che per sciogliere un maleficio che rende creature dimezzate i suoi fratelli che sono eh, ragazzi di notte macigni di giorno e costretti a volare per tutto il giorno senza posa, ehm, Elisa deve compiere, secondo un patto onesto con una maga, una sorta di sacrificio. Questo sacrificio è mistico, proprio perché non è un inganno. Ma è un patto che lei fa consapevolmente ed è stare in silenzio mentre tesse undici maglie d'ortica, che significa cogliere l'ortica, sentire l'ortica che punge alle mani e alle braccia e non parlare, con un voto quasi monastico. Questo senso del silenzio come sacro, del silenzio come lavoro, come appunto tessitura, ricordate tessitrice dell'inesprimibile, è qualcosa che Cristina Campo fa suo. E alla fine di questa fiaba succede che dopo aver sposato un re che si innamora di lei, benché in silenzio, dopo essere stata calunniata mentre la mandano sul rogo come strega, Elisa riesce a finire appena in tempo. Non proprio a finire, l'undicesima maglia. Riesce a lanciarla sull'ultimo dei fratellini, manca una manica e a questo ragazzino resta un'ala di cigno. E Cristina Campo, in questo segno dell'imperfezione magica e di una creatura mezza umana, ma che rimane in qualche modo mutilata, ma mezza alata, vede una icona del poeta. Pensate come. Un testo può lavorare tanto in un autore, come dicevano, portare dentro sé un'immagine una figura per anni e arrivare a questo condensato eh, cristallo di versi. Devota come un ramo curvato da molte nevi, allegra come falò per colline d'oblio. Su acutissime lamine, in bianca maglia d'ortiche, ti insegnerò mia anima, questo passo da Dio. Un'altra poesia fiabesca, Cristina Campola dedica a un'amica, questa amica è Maria Luisa Spaziani e la poesia si intitola Biglietto di Natale a MLS e dice così. Maria Luisa, quante volte raccoglieremo questa nostra vita nella pietà di un verso, come i santi, nel loro palmo le città turrite? La primavera, quante volte turbinerai i miei grani di tristezza, dentro le piogge fino alle tue orme sconsolate a Saint-Claude sulla Giudecca? Non basterà tutto un Natale a scambiarci le favole più miti, le tuniche d'ortica, i sette mari, la danza sulle spade? Mirabilmente il tempo si dispiega, ricondurrà nel tempo questo minimo corso, una donna, un atomo di fuoco, noi che viviamo senza fine. Grazie. Vado, vado avanti, Io ho finito il tempo, fino a quanto dieci minuti ci sono? Allora, questo, questo testo ha un piccolo elemento biografico. Succede che loro sono amiche ma condivideranno un uomo. Questo uomo è un grande tessitore imprimibile si chiama Elemir Zolla e quando Maria Luisa Spaziani e Cristina Campo si conoscono è sposato con Maria Luisa Spaziani, ma finirà la sua vita con Cristina Campo e questa amicizia, che è un avvio, diciamo che non durerà negli anni. Però dentro questo gioco dei destini, andando a guardare la figura che Cristina Campo eh, compie nel panorama del Novecento, io ho trovato che lei rappresentasse eh, una felice eccezione. Guardando le poetesse italiane del Novecento, guardando le storie che ho racchiuso in questo libro in cui c'è anche appunto Spaziani e ci sono Uh, altre 15 autrici oltre a Cristina Campo, lei rappresenta un po' uh, un piccolo e eh, eccezionale caso letterario, nel senso che tutte queste donne che spesso sono state guardate come muse, guardate come eh, amate di muse, di amiche, di fidanzate, Uh, in realtà erano interlocutrici fondamentali nell'opera dei loro contemporanei, erano presenti e in qualche modo sono state guardate nel riflesso. Cristina Campo, che voleva sparire, che non concedeva la sua foto, la sua immagine, che ha vissuto facendo di sé un'icona della marginalità, della liminarità, ha avuto il curioso destino uh, di essere forse l'unica. Su cui si favoleggia della musa maschio. Ha avuto molti nemici, Cristina Campo, e Lemir Zorla raccontava in un'intervista che per alcuni anni non si poteva fare il suo nome. Ha vissuto anche, eh, non questa sempre lieta solitudine, ma anche questa solitudine come a volte il mondo letterario la impone, la decreta e chi la vive la subisce. Però più forti furono gli amici che non è una cosa da poco nei destini letterari. E gli amici di Cristina Campo erano coloro che hanno creato questa grande casa editrice che ha e molti altri, che hanno curato magistralmente la sua opera e che hanno fatto sì che oggi si favoleggi della musa maschio, di quel poeta importante del Novecento, per cui lei ha scritto la poesia Moriremmo lontani. Leggo la poesia, poi leggo un pezzettino sul destino e chiudo a un pezzettino piccolo, piccolo. Moriremo lontani. Sarà molto se poserò la guancia nel tuo palmo a capodanno, se nel mio la traccia contemplerai di un'altra migrazione. Dell'anima ben poco sappiamo. Berrà forse dai bacini delle concave notti senza passi. Poserà sotto aeree piantagioni germinate dai sassi, o Signore Fratello, ma di noi, sopra una sola teca di cristallo, popoli studiosi scriveranno forse tra mille inverni, nessun vincolo univa questi morti nella necropoli deserta. Lei gioca col destino con questo destino che conosce come grande Arazzo di Nodi, con l'immagine del tappeto, il flauto e il tappeto, un'altra sua opera. E quindi voglio chiudere leggendovi questo pezzetto sul destino che ce le svela anche la materia della scrittura. La scrittura è come questo arazzo che è fatto di filo, di Nodi, che sono quelli che poi la generano, anche i nostri Nodi, e di trama. Un insieme di una struttura che deve tenere in ogni singolo punto è proprio materia di questa perfezione. Ha un tappeto di meravigliosa complicazione del quale il tessitore non mostri che il rovescio, nodoso, confuso, fu da molti poeti, da molti savi, assimilato il destino. Solo dall'altro lato della vita o per attimi di visione. È dato all'uomo intuire l'altro lato, appunto l'inconcepibile disegno del quale si fu filo e nodo, bruno o verde, accordato ad altro bruno o verde, frammento di figura, parte per il tutto. Grazie. Grazie infinite a Isabella Leardini per questa riflessione sul simbolo, la fiaba e la densità in Cristina Campo. Eh sì, no, volevo anche io leggere un testo poetico perché non. Mm. E, e, ho, e anche proprio vi rubo un minuto per questa cosa inutile, che ho trovato perché, essendo inutile, è importantissima. Liturgia come poesia è splendore gratuito, spreco delicato, più necessario dell'utile. Essa è regolata da armoniose forme e ritmi che, ispirati alla creazione, la superano nell'estasi. In realtà la poesia è sempre posta come segno ideale la liturgia ed appare inevitabile che, declinando la poesia da visione a cronaca, anche la liturgia eh, ne, ne, ne soffra. La liturgia cristiana ha forse la sua radice nel vaso di nardo prezioso che Maria Maddalena versò sul capo e sui piedi del Redentore nella casa di Simone il Lebroso la sera precedente alla cena. Sembra che il maestro si innamorasse di quello spreco incantevole. Ecco, lo spreco incantevole. La tigre assenza. Ai che la tigre. La tigre assenza o amati, ha tutto divorato di questo volto rivolto a voi, la bocca sola, pura, prega ancora voi di pregare ancora perché la tigre, la tigre assenza, o amati, non divori la bocca e la preghiera. Grazie. Un grande grazie a entrambe le relatrici, Francesca Serragno e Isabella Leardini. Questo appuntamento purtroppo è concluso, ma abbiamo ancora l'intervento musicale di Elena Montorsi e Martina Rumi. Col Poesia Festival vi aspettiamo il prossimo weekend, sempre qui, al Cortile del Leccio. Grazie.